Bentornati a tutti gli ascoltatori e amici di Pavia Play. Torna l'appuntamento del lunedì pomeriggio con Pavia Play Live, la trasmissione che porta in diretta la nostra città. Allora, stiamo facendo questo percorso alla scoperta un po' di tutti i settori della nostra città. Con parola chiave ripartenza, e da qui proprio inizieremo la chiacchierata con anche l'ospite di oggi, che sarà l'avvocato Anna Zucconi, assessore del Comune di Pavia con delega ai servizi sociali, sanità, volontariato e politiche per la casa. Ovviamente, dalle deleghe e dalle competenze del nostro ospite potete capire che oggi parleremo un po' del tessuto sociale della nostra città. Andremo a capire, dopo la ripartenza, cosa sta succedendo, quali progetti sono in atto, quali sono le idee, le proposte, per aiutare e per far crescere una rete solidale nella nostra città. Ma non voglio, visto che abbiamo tanti argomenti concordati con il nostro ospite, perché sono veramente tanti quelli di cui oggi vogliamo parlare, vorrei introdurre immediatamente l'assessore Zucconi. Assessore, buongiorno e ben arrivata. Buongiorno. Buongiorno, grazie, grazie per l'invito, buongiorno agli ascoltatori. Eccoci, allora partirei come al solito dalla parola chiave che stiamo seguendo in questo percorso con Pavia Play Live, e cioè ripartenza. Noi volevamo un suo giudizio, assessore, anche a fronte delle sue competenze e delle sue deleghe. Pavia riparte dopo una chiusura, ovviamente necessaria, ma anche straordinaria, mai vissuta. Pavia lentamente sta ripartendo, ed una sua opinione. Sì, Pavia sta ripartendo. Diciamo che questa ripartenza riguarda e riguarderà un po' tutta la nazione, perché di fatto diciamo che l'emergenza ha colpito tutti, addirittura a livello mondiale. Per cui la crisi che si è susseguita a questa emergenza, ha segnato un po' tutto. Pavia come ripartirà? Beh, sicuramente dal tessuto sociale si sta cercando ovviamente di ripercorrere e di riprendere le fila di quegli argomenti che sono rappresentati proprio dal tessuto sociale che in Pavia è molto nutrito e corposo, e quindi proprio per ripartire e creare possibilità di interventi, perché comunque l'abbiamo visto e appurato durante l'emergenza. Pavia c'è, Pavia è una città che vuole reagire alle situazioni e questo è stato dimostrato ampiamente durante la fase emergenziale e noi puntiamo anche sulla fase post-emergenziale da questa ripartenza. Poi devo dire che la città di Pavia in sé ha già vissuto anche negli anni, nelle epoche successive, delle grandi crisi come la crisi industriale, grandi crisi che comunque la città si è impegnata per superare, investendo in quello che poteva investire. Quindi, diciamo che una ripartenza può anche essere una maggiore possibilità di lavoro. E in che modo? Andando a rivalorizzare quelle aree oggi dismesse, per le quali ci sono delle progettualità di questa amministrazione anche, nate proprio dalla volontà di creare attività, di creare lavoro. Quindi sto parlando del riutilizzo dell'area, dell'ex area Necchio, della NECA. Quindi si sta cercando di valorizzare il tessuto, la città stessa, le possibilità della città e andare ad implementare quelle attività che purtroppo nell'emergenza sono emerse, ma che devono essere ovviamente coltivate. Ha parlato giustamente lei di emergenza. L'emergenza sanitaria ha, a suo giudizio, creato una nuova fascia di poveri? Ma allora devo dire che Pavia è una città dove c'è molta fragilità e questo l'ho, tra virgolette, scoperto diventando assessore, proprio perché da questo punto di vista ci si rende conto effettivamente di quante persone accedono, in questo caso, ai servizi sociali.
gli aiuti che comunque l'amministrazione dà a queste persone fragili che hanno comunque dei disagi. Durante l'emergenza sono affiorate quelle ulteriori fragilità derivanti soprattutto dalla indisponibilità economica. Quindi vorrei parlare ad esempio di coloro che vivevano di un proprio autonomo reddito, come può essere un artigiano, un professionista, non lo so, che avevano appunto la propria attività e che durante l'emergenza, la fase di chiusura totale, si sono trovati senza introiti e per i quali però i costi e le spese c'erano ed erano presenti. Per cui questo, diciamo, dato è emerso soprattutto da coloro che hanno fatto richiesta dei buoni alimentari, dei buoni spesa. Devo dire che sono stati aiutati in questo modo 1.690 persone, sono tantissime. E non tutte queste 1.690 sono soggetti che già accedevano al servizio, ma si è proprio trattato di nuovi soggetti, nuovi individui che si trovavano in difficoltà, anche coloro che avevano un lavoro dipendente, ma che erano in cassa integrazione di fatto, cassa integrazione che magari non avevano ancora percepito, hanno richiesto i sussidi e gli aiuti alimentari. Quindi questa è sintomatica della difficoltà che si è dovuta affrontare durante il periodo emergenziale da parte di tutta la cittadinanza, anche di quella magari un po' meno, non dico predisposta alla fragilità, ma che comunque fino a qualche tempo prima non aveva mai avuto necessità di avvicinarsi a un servizio sociale. Lei ha parlato di fragilità, ma Pavia, a suo giudizio, ha un tessuto sociale solidale alla base? Assolutamente sì, ha un ottimo tessuto sociale. Infatti, come avevo già introdotto prima, è grazie a questo tessuto sociale che si è riusciti ad intervenire. E sto parlando appunto di tutte quelle attività, di quelle iniziative che sono state messe in opera proprio per fronteggiare il periodo emergenziale. Ovviamente, diciamo che stiamo parlando sia della raccolta alimentare, per la quale tante realtà del terzo settore hanno aiutato la stessa amministrazione, e non solo nella raccolta, ma anche nella distribuzione delle derrate alimentari, perché comunque tanti soggetti anche telefonavano proprio all'assessorato e rappresentavano le loro difficoltà, e tramite la rete sociale che si è venuta a costituire, a implementare, diciamo, perché in realtà la città di Pavia, come ho già detto, ha un tessuto sociale molto corposo. E quindi diciamo, l'obiettivo che è stato raggiunto è proprio quello di mettere in rete tutte queste realtà. E sto dicendo anche per il dormitorio provvisorio che è stato realizzato al Palaravizza, sto parlando appunto della raccolta alimentare, ma non solo, anche sugli interventi che sono stati posti in essere, anche con l'assessorato per Viro all'istruzione, in aiuto alle famiglie fragili, ai ragazzi con la didattica a distanza. E devo dire che comunque il tessuto è veramente ampio ed è questa una delle ricchezze del nostro territorio. Ha parlato di difficoltà, ha parlato di emergenze, ha parlato di singoli, di lavoratori, ma anche di famiglie in difficoltà. Ovviamente il Comune è stato un osservatorio speciale di queste dinamiche che si stavano andando a creare durante il lockdown e nel Certo. post-lockdown. Cosa avete ipotizzato per aiutare queste fasce più deboli che hanno risentito maggiormente di questa chiusura? Sì, vabbè, come ho già detto, diciamo che alcuni interventi economici venivano già posti a favore della fragilità in generale. È chiaro che con l'implementarsi dei soggetti fragili devono essere aumentate anche le risorse. In questo momento sono stati stanziati 100.000 euro quale contributo sulla Tari tassa rifiuti, quindi sulla tassa rifiuti domiciliari, quindi delle abitazioni private. Poi si è previsto, rispetto ai contributi che già sono tuttora stanziati a livello regionale per l'aiuto al pagamento del canone di locazione, anche gli stessi contributi che sono stati dati anche da parte del Consorzio Sociale Pavese,
Varese, perché noi ricordiamo che Pavia ha anche, è capofila del piano di zona e quindi del consorzio sociale pavese, e anche in questo caso sono stati implementati degli aiuti proprio a favore della cittadinanza. Ma tornando su Pavia, ricordiamo che sono state previste 60.000 euro di contributo a favore delle persone, appunto dei soggetti che ne faranno richiesta ai servizi sociali. Denaro, contributi che verranno utilizzati o per supportare gli individui per le spese sanitarie o per il pagamento del canone di locazione o per le utenze. Poi abbiamo implementato il fondo per il pagamento delle utenze a due A linea più, che già in parte era diciamo così supportato dal comune, ma è stato ulteriormente implementato. Quindi diciamo che in totale sono stati stanziati 100.000 euro appunto come contributo tari, 60.000 euro come contributi economici appunto da erogare ai singoli e ancora un 20.000 euro da erogare come contributo di affitto sul libero mercato. Non ci fermeremo qui, sappiamo che anche a livello nazionale dovranno essere adottate ulteriori misure per la fragilità e soprattutto per il tessuto sociale, per cui iniziamo con queste erogazioni, salvo poi dover ovviamente implementare anche le situazioni, anche perché oggi abbiamo una realtà ed è quella che appunto vi ho descritto. Poi non è detto che i fragili e le persone bisognose che durante il lockdown hanno fatto accesso al settore, una volta riaperta l'attività, ripartita l'attività, abbiano ancora necessità. Diciamo che a mio avviso intorno al mese di settembre si potranno tirare un po' le somme, anche perché sappiamo che i licenziamenti al momento sono bloccati e poi bisognerà valutare anche quell'aspetto lì, per cui diciamo che temporaneamente le misure adottate ad integrazione di quanto era già stanziato e previsto a bilancio sono state quelle che vi ho descritto. Ovviamente tutto è in divenire a seconda anche della situazione che si dovrà che si presenterà a partire da settembre in poi. Ecco, anticipo una domanda che volevo farle dopo, Assessore, ma qui ci sta sì. Abbastanza bene. Sta facendo un'analisi che va a guardare anche al futuro, cioè quello che sarà. Secondo lei la crisi, l'apice, lo stiamo vedendo adesso, potrebbe vedersi nei prossimi mesi? Ma a mio avviso lo vedremo nei prossimi mesi, proprio perché ci sono delle situazioni che al momento sono cristallizzate. Ho parlato dei licenziamenti, però potrei parlare ad esempio anche di un altro tasto molto dolente in questo momento, ma in generale, che è la situazione degli sfratti, l'esecuzione degli sfratti, che anche questi fino a fine anno saranno bloccati. E quindi diciamo che questo è un limite che verrà oltrepassato dopo, nel senso che da settembre, quando le aziende effettueranno le loro indagini, valuteranno le situazioni che ad oggi sono state supportate, se tutti l'hanno ricevuta dalla cassa integrazione o meno, a mio avviso andremo sicuramente incontro a delle ulteriori difficoltà, ed è per quello che anch'io sono molto cauta con i provvedimenti e gli interventi e l'amministrazione, perché dobbiamo in realtà trovarci di fronte a un periodo un po' più in là, spostato a livello di tempo, per capire effettivamente quale sarà la portata della crisi economica più che altro. E quindi diciamo che non sarà un'estate tranquilla, è un'estate molto particolare. Tra l'altro, entro questa fine settimana anche il governo dovrà decidere sullo stato di emergenza e quant'altro, per cui sono tutte situazioni che oggi a mio avviso non sono così delineate, ben definite. Certo, in una risposta che mi ha dato precedentemente abbiamo parlato dei problemi storici sociali di Pavia. Volevo tornare su questa cosa, ci sono dei problemi storici che la crisi ha fatto emergere in modo prepotente o ha reso ancora più
urgente l'intervento sul giudizio. Lei ha notato questa dinamica? Assolutamente sì, diciamo che gli assistenti sociali e anche lo psicologo che è stato attivato come sportello dall'amministrazione comunale per l'emergenza, che comunque rimarrà come figura all'interno della struttura del settore, hanno evidenziato un acuirsi delle fragilità storiche presenti, soprattutto da parte degli anziani, dei disabili, delle famiglie stesse, che ad esempio la questione della didattica a distanza, purtroppo la didattica a distanza ha acuito le divergenze economiche, purtroppo, e quindi anche in questo caso il settore, insieme al settore istruzione e al terzo settore, hanno cercato di intervenire per alleviare queste distanze, ovviamente aiutando i ragazzi, supportandoli a livello di didattica, e questo devo dire che è stato un lavoro nel quale hanno contribuito molto anche gli istituti comprensivi. Quindi, le fragilità croniche della città si sono sicuramente intensificate. Questo è risultato anche dal report del nostro psicologo, che molto spesso ha dovuto porsi come interfaccio per il medico di medicina generale, i servizi specialistici, proprio perché magari soggetti che in passato si erano rivolte ai servizi specialistici poi non ne avevano probabilmente più avuto bisogno o occasione, si sono ripresentati con delle problematiche create proprio dall'isolamento, questo in particolare per gli anziani, l'impossibilità di uscire, di avere relazioni, ha creato e ha distanziato ulteriormente gli anziani. E poi c'è tutta la problematica vissuta dalle famiglie che hanno vissuto proprio il lutto per Covid, famiglie che non hanno potuto stare vicino ai propri malati, alle persone decedute, e anche questo si è riversato sul settore. Addirittura hanno dovuto proprio gli assistenti sociali intervenire e gestire il lutto all'interno della famiglia perché la famiglia non era in grado di gestirlo. Quindi parliamo appunto di interventi non solo economici, anche proprio a livello di contatti, a livello sociale. Ecco, quindi diciamo che un altro poi settore che ha sofferto molto è stato quello della tutela minorile, perché non dobbiamo dimenticarci che abbiamo anche un ufficio che si occupa della tutela minori e quindi di quei minori che magari devono vedere o incontrare il genitore nello spazio neutro. Anche in questo caso si è creato veramente una difficoltà perché non si potevano incontrare, quindi tutto il settore e l'ufficio si è attivato per far sì che questa distanza non fosse così grande proprio col genitore. In altri casi, anche con magari minori in comunità, si sono verificate delle problematiche. Non da ultimo le relazioni col tribunale, perché noi come ufficio dei servizi sociali abbiamo relazioni quotidiane col giudice tutelare. Anche in questo caso il giudice tutelare, a causa del lockdown, gli uffici giudiziari sono stati chiusi, per cui c'era magari la necessità di rapportarsi con l'autorità giudiziaria per adottare dei provvedimenti urgenti nei confronti del soggetto sottoposto ad amministrazione, ad esempio, di sostegno. Quindi diciamo che le criticità sono state veramente tante e gli uffici hanno lavorato veramente tanto, anche se poi magari maggior parte delle volte a distanza e non in presenza, ma c'è stato veramente un grande lavoro di rete anche con gli enti del terzo settore che molto spesso intervenivano. Mi viene un esempio, l'anziano in difficoltà aveva necessità della spesa, dei farmaci, quindi interveniva la protezione civile. Queste sono state un po' le cose più spicciole. Poi ci sono stati effettivamente problemi un po' più importanti che venivano gestiti direttamente dagli assistenti sociali e dallo psicologo, ecco. Certo, situazione comunque complessa, ovviamente, anche perché c'entra non solo, come dice lei, la parte strettamente economica, ma anche quella emotiva e psicologica.
Un'ultima domanda, assessore, prima di farla tornare al suo lavoro. Lei ha anche la delega per le politiche per la casa riguardo la nostra città. Quali sono le azioni future dei servizi sociali per la situazione abitativa a Pavia? La situazione abitativa, come penso che in questi giorni, insomma, si è saputo che ci sono stati un po' di contrasti. Il problema della situazione abitativa sicuramente sarà quello di intervenire dove è possibile oggi per cercare di valorizzare il patrimonio della residenza popolare. Io fin dal momento della mia investitura ho intrattenuto anche dei rapporti con ALE proprio per cercare di rendere il maggior numero di alloggi disponibili. Chiaro, non è semplice, il lavoro è tanto e sicuramente in questo momento gli investimenti maggiori vengono fatti sulle scuole perché abbiamo la necessità, però ciò non esclude che anche sul patrimonio della residenza popolare si debba intervenire, questo fuori di dubbio, e si interverrà in maniera un po' più cospicua, diciamo così, spero quanto prima, non appena avremmo ultimato gli interventi per quanto riguarda il comparto scuola, sulle case popolari sicuramente ci sarà da fare un discorso, ci sono tanti alloggi purtroppo non assegnabili in questo momento proprio per carenze manutentive, magari non dovute solo ad omissioni da parte dell'amministrazione, ma come dico sempre io, anche la restituzione di questi alloggi non viene sempre fatta nella maniera in cui tutti vogliamo, per cui sono necessari degli interventi, vedremo, stiamo facendo appunto il possibile per stanziare il maggior numero di risorse. Una parte delle risorse è investita e quindi un certo numero di alloggi dovrebbe essere disponibile, se non entro la fine dell'anno, comunque subito nei primi mesi dell'anno nuovo, e si sta lavorando però anche tanto per vedere di collocare eventualmente dei soggetti che sono sotto sfratto, di trovare una soluzione, di andarla ad aiutare, se non magari con un alloggio, comunque con un'altra modalità, insomma, anche attraverso il tessuto sociale di cui dicevamo prima. Ottimo, grazie mille all'assessore Zucconi di essere stata con noi, il suo contributo è stato prezioso per capire anche questo particolare frangente di Pavia. Grazie mille. Grazie a voi, grazie. Ripeto, io mi sono veramente resa conto della quantità di difficoltà che ogni giorno la cittadinanza deve affrontare. E questo, se il mio può anche essere un piccolo contributo o quello dell'amministrazione, comunque, questo veramente mi fa già piacere perché anche parlarne. Spero di aver Sì. trasmesso la difficoltà che ogni giorno noi indirettamente, ma tutte le persone bisognose e fragili si trovano a dover affrontare. Grazie mille. Ma infatti, Assessore, siamo tutti contenti di questa puntata perché a volte gli argomenti bisogna parlarne prima di tutto, bisogna condividerli e bisogna farli conoscere prima di tutto. Quindi grazie di essere stata con noi, l'aspettiamo di nuovo per un aggiornamento. Grazie a voi, buona serata. Grazie di nuovo all'avvocato Anna Zucconi, assessore del Comune di Pavia. Ricordiamo le sue deleghe ai servizi sociali, sanità, volontariato e politiche per la casa. Abbiamo parlato con lei del tessuto sociale di Pavia dal lockdown a oggi. Quali sono state le ripercussioni, quali sono stati i problemi, le fragilità emerse, quali sono stati gli interventi da parte dell'amministrazione, dell'attuale amministrazione comunale e quali sono i progetti che l'amministrazione comunale ha attualmente, diciamo, aperti per supportare tutto il tessuto sociale, maggiormente ovviamente, come ci ha descritto l'assessore Zucconi, quelle parti che necessitano perché sono le parti più fragili a livello sociale di Pavia.
Pavia Play oggi si conclude nuovamente, ringraziamo di nuovo il nostro ospite di essere stato con noi e l'appuntamento sarà per lunedì prossimo, solito orario 17:30, sui canali di Pavia Play. Grazie mille a tutti di essere stati con noi e buon proseguimento di pomeriggio.